Entusiasta per i tre punti, gara io ne aggiungo altri sei perché l'avete vinta contro una formazione fortissima di alta classifica e soprattutto all'ultimo istante. Sì, l'analisi è giusta, soprattutto sulla squadra fortissima, allenata benissimo, messa in campo in maniera ottimale e infarcita di grandissime individualità che sanno dare del tuo al pallone e quindi per noi sono tre punti vitali per la classifica, ma soprattutto per la prestazione che non ci ha minimamente, tra virgolette, intaccato come identità, ma che invece ci ha fatto soffrire più del dovuto, lo sapevamo, abbiamo accettato anche di rispettare con grande, diciamo, voglia di soffrire, perché alla fine se ti vuoi salvare contro queste squadre oltre al rispetto ci vuole anche un po' di sofferenza, senza però ricorrere a dei trucchi sotterfugi, semplicemente mantenendo la nostra idea di gioco e concedendo a loro un po' più di dominio qui in casa, sapevamo che ci sarebbero venuti a prendere forte e cercando di colpirli magari in transizioni, concedendo la profondità meno a loro e più a noi, quindi è andato tutto come pensavamo, soprattutto dal fatto che dal vivo sono ancora più forti che dal vivo. Mister, non avete mai buttato via il pallone, avete sempre cercato di giocare la sfera con tranquillità e spesso e volentieri questo vi è riuscito. Un pregio enorme l'averci creduto appunto fino alla fine, a dimostrazione che questa squadra se la gioca con tutti e soprattutto anche a livello atletico, visto che state molto 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 bene. La squadra ha le idee chiare, ha comprensione del gioco, ha cominciato a fare esperienza, quindi a leggere bene i momenti. Sono sincero, agli ultimi 5-6 minuti tutte e due le squadre hanno provato a vincerla come per tutta la partita e magari 2-3 mesi fa queste partite qua le perdevamo e oggi i ragazzi si sono fatti un bel regalo, perché non lo cito mai, ma il direttore sportivo Marzetti mi ha messo a disposizione una vera e propria corazzata, no? Se quello si può dire, perché alla fine sono tutti ragazzi funzionali al progetto, utili, disciplinati, mentalizzati, quindi riusciamo a tenere vive le partite fino al 95esimo contro tutti. Per quanto riguarda l'inizio gioco, oggi abbiamo sofferto un po' più del dovuto perché, ripeto, la squadra che si è presentata qui era una squadra attrezzata a livello tattico, un piano gara ben definito e degli interpreti intelligenti e scaltri, e quindi al di là della sconfitta, che va bene, magari poi brucia, io qui al Don Mauro Bartolini ho visto una squadra che è capace di fare tutto quando vuole e come vuole, e oggi magari con un pizzico di sfortuna non ha portato a casa punti, però sarebbe stato comunque sia un pareggio meritato da parte nostra, e al netto delle occasioni magari avevamo anche provato a fare qualcosetta di più, però la percezione che da ogni palla inattiva, da ogni giocata di un singolo potesse nascere qualcosa di pericoloso, quello c'è stato per tutta la gara. Mister, lo chiedo un po' a tutti, chi vince il campionato? Senza girarci attorno, in 5 secondi voglio la risposta. No, in 5 secondi io ho detto che il 51% magari il campo basso, perché è tornata prima anche oggi, quindi sicuramente ha nella globalità una rosa forte, però questo 51% è irrisorio, perché poi dopo la San Benedettese è altrettanto forte, ha una cornice di pubblico, un ambiente galvanizzato, però ecco, questo è per le prime due. Però vista anche oggi l'Aquila, io non l'avevo vista all'andata perché non c'ero, io cambierei le prospettive e direi che sarà una corsa a tre, non me ne volga nessuno, fino alla fine, perché visti dal vivo adesso li ho visti tutti e tre, secondo me sono tre squadre formidabili, chi meno peccherà di efficacia, meno efficacia porterà a casa in tutti i campi le vittorie finali. Non penso che si decideranno con gli scontri diretti, ma sarà una corsa a tappe lunghissima dove si potranno perdere punti ogni domenica fino all'ultima domenica.